Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che. Novembre è il mese del derby, ma anche quello della doppietta di Gerson, dell'esplosione di Perotti e del rinnovo di Manolas. Ad aprire però questo periodo della Roma è la scoppiettante vittoria nella trasferta di Firenze, un 2-4 che ha visto il numero 30 brasiliano segnare la sua prima doppietta in maglia giallorossa. In gol al Franchi anche Manolas e Perotti chiudono una partita difficilissima, regalando 3 punti d'oro alla Roma in vista della terribile pausa per i playoff dei mondiali di Russia e soprattutto del derby. Il doppio scontro con la Svezia porta alla disfatta del calcio italiano, con la storica eliminazione degli azzurri dal torneo intercontinentale e a 13 lunghissimi giorni di attesa per l'incontro tra Roma e Lazio. Le lasagne scaldate nel micro, che da solo mi sento cattivo. Nel derby giallorossi vincono e convincono ancora una volta. Il rigore di Perotti e la perla di Raja Nainggolan infatti firmano il tabellino di quella che nella capitale è sempre la partita più attesa. Cammina Perotti, arriva sul pallone col destro! Rete! Qui bene. L'appoggio per Raja Nainggolan, quasi al limite, pensa alla conclusione, calcio! Rete! 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 Sta male! Sta male il ninja! Sta male! Pensa se stava bene Guglielmo! Lazio 0, ha segnato il ninja Raja Nainggolan. A macchiare però la splendida serata del 18 novembre il fallo di mano in area di Manolas, il primo VAR per la Lazio, e il rigore messo a segno da Immobile, gol che accorcia le distanze senza però mettere in difficoltà la Roma. Novembre è anche il mese della prima sconfitta in Champions League e del primo pareggio in campionato, che interrompe anche la striscia di vittorie consecutive in trasferta. Contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano la Roma si presenta come sempre tosta e compatta, ma non è abbastanza per portare a casa anticipatamente la qualificazione agli ottavi. I gol di Griezmann e Gameiro, grazie anche alle espulsioni di Bruno Peres, costringono i giallorossi a tornare a casa a mani vuote. Un solo punto invece è quello ottenuto dalla trasferta di Genova, 1-1, che toglie alla squadra di Di Francesco 2 punti preziosissimi, ma anche il suo capitano Daniele De Rossi, colpevole di essersi fatto espellere per una manata alla Padula e per aver quindi concesso il gol del pareggio ai Grifoni. Il numero 16 giallorosso si è presentato poi davanti alle telecamere per chiedere scusa a tutti, dai compagni ai tifosi, per il gesto costato caro alla Roma. Sì, sono venuto per questo, insomma, è un episodio che mi lascia dispiaciutissimo, e c'è poco da dire, insomma, stavo strattonando, provo a dare una manata, a tenerlo, a bloccarlo, le immagini sono brutte, e mi ero riguardato con la Lazio, con Parolo e Bastos ce ne eravamo date di santa ragione sui corner sempre, ci avevo fatto caso, ho detto bisogna stare attenti, invece è andata come andata, ho trovato quello che si è buttato e così è andata. Chiedo scusa, niente, chiedo scusa ai miei compagni, al mister, ai tifosi, e mi dispiace tanto, insomma, ripartiremo dai. Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear Now, baby. Il mese delle prime grane per Di Francesco è dicembre. È proprio nelle 7 partite in 30 giorni che la Roma comincia ad accusare qualche difficoltà, soprattutto nel riuscire a mettere la palla in rete. Pochissimi gol segnati, solo 6, 3 dei quali arrivati nella prima parte del mese contro la Spalla all'Olimpico. Da quel match la Roma ha creato centinaia di occasioni, mettendo a segno però solo 3 reti, con solo 2 vittorie, quella in Champions League contro il Karabag e quella in extremis in campionato contro il Cagliari. 2 invece i pareggi, quello contro il Chievo a Verona, terminata a reti inviolate, l'1-1 nell'ultima giornata del girone d'andata contro il Sassuolo, partita in cui è arrivato il secondo gol stagionale di Lorenzo Pellegrini, dopo quello contro gli emiliani il 1 dicembre. Inutile invece è stato il primo gol in maglia giallorossa di Patrick Schick in Coppa Italia contro il Torino, partita dall'eccessivo turnover che ha portato all'eliminazione dagli ottavi di finale. Dicembre è anche il mese di Juventus-Roma, partita finita esattamente come negli ultimi 2 incontri con i bianconeri all'Allianz Stadium.
La sconfitta per 1-0 all'antivigilia di Natale ha però un sapore amaro, vista l'occasione fallita al 93esimo, sempre dall'attaccante ceco. L'anno della Roma però non si chiude con solo note negative. Forse unica delizia del mese è proprio la seconda partita di dicembre, quella in cui la squadra di Di Francesco riesce ad ottenere la qualificazione agli ottavi di Champions League, traguardo raggiunto con il primo posto in un girone che sembrava impossibile, grazie alla rete di Diego Perotti contro il Karabag. Gol che porta la Roma nella prima urna di Nyon e che regala a Di Francesco lo Shakhtar come avversario degli ottavi di finale. Strotman, triangolo con Perotti che riesce, palla per Dzeko, Dzeko è solo, Dzeko, Seitz, non è finita, Perotti! Rete! Diego Perotti! Roma in vantaggio sul Karabag, minuto numero 8 di questa ripresa. Roma 1, Karabag 0, Diego Perotti. Prima ha provato a mettere in porta Dzeko sulla parata dell'estremo difensore del Karabag, si è messo in proprio di testa colpendo e infierendo sotto la sud. Perotti, 1-0 noi, dai! Ferma in questo momento per lo Shakhtar, riprenderà proprio a metà febbraio. Ecco, questo può creare un piccolo vantaggio alla Roma? Sì, diciamo questo potrebbe essere l'unico piccolo vantaggio rispetto a noi, però da qua a febbraio possono succedere tantissime cose. Abbiamo 3 mesi per preparare questa partita, ma adesso pensiamo al campionato, poi quando arriveremo vicino febbraio penseremo a questa qualificazione che per noi sarà molto molto importante. Che Roma stai vedendo? A noi sembra brillante, bella, insomma, non solo per il primo posto nel girone, ma per il processo di crescita che sta portando avanti un allenatore che mi sembra abbia portato anche tanta armonia, possiamo dire così, forse il recente passato era stato un po' più burrascoso. Sì, soprattutto in questo momento c'è tanta armonia perché l'armonia si trova con i risultati, con la voglia di fare bene. Il mister si sta dedicando a 360 gradi, ha messo tutto se stesso per far sì che la Roma torni a stare in alto in classifica, perciò viviamo serenamente questo momento bellissimo e speriamo di continuare e portarlo fino alla fine della stagione, sapendo che non è semplice. Ti ha sorpreso un po' Di Francesco prima di lasciarti allo studio? No, sinceramente no, non lo conoscevo dal vivo come allenatore. Sì, come persona, però come allenatore mi ha impressionato tantissimo e penso che migliorerà ancora. Studio? Ma una domanda su Francesco Totti che si collega un pochino anche al turnover, ma soprattutto non tanto riferito alla Roma, anche se ieri c'è stato turnover contro il Chievo, quanto riferito al Napoli che giocò contro lo Shakhtar e bene o male venne privilegiato invece il campionato. Sarà perché era la prima giornata di Champions League. Tu adesso hai detto abbiamo 3 mesi per pensare solo al campionato e poi ci sarà da pensare alla Champions, ma te la senti già di garantire che comunque la Champions è un obiettivo pari rispetto al campionato e non che all'ultimo momento dici no, si fa turnover perché poi tanto il campionato è più importante? Ma diciamoci la verità, il campionato per noi è più importante, è l'obiettivo principale, diciamo, come tutti gli altri obiettivi, però riferendosi alla Champions sappiamo che andando avanti incontriamo squadre più competitive e più forti della Roma. Questa è la realtà dei fatti, non bisogna nasconderci. Poi il calcio è bello per questo, ti riserva tante sorprese e noi cercheremo di mettere in difficoltà qualsiasi squadra dovessimo incontrare. Massimo Calegari per Francesco. Ma una domanda personale, non so se è una mia impressione o se a proposito di armonia anche lui l'ha trovata nel suo ruolo nuovo rispetto alla prima volta che ci siamo visti qui al sorteggio della fase gironi. Sì, l'armonia me la dà la squadra, perché quando le cose vanno bene tutto va bene anche per noi dirigenti, però mi sto adattando a questo nuovo ruolo, mi diverto, ho il direttore vicino che mi aiuta, il mister che conosco molto bene, ho un grande gruppo, un grande staff che mi fanno stare tranquillo. E io cerco di ricontracambiare il più possibile. Senti, lunedì scorso eri al Grande Fratello perché c'era Ilari. Qui con la Champions tu pensi di cavartela così con l'intervistina al sorteggio o non pensi che sia doveroso da parte tua fare una visita qui ad Alessio Tacchinardi? Là, facciamo così. Che ne pensi?
se non arriva nessuna richiesta, io non vengo a casa degli altri. Va bene, allora guarda, controllo la mail, questo è un invito da raccogliere subito. No, mi farebbe piacere, volentieri, sinceramente. Va bene. E Alessio, poi allora, avremo tempo. Io tanto saluto con affetto Francesco, e poi io penso che sia, l'ho già detto anche l'altra volta, sia un ruolo determinante quello di Francesco per... Vabbè, mi immagino una parola, uno sguardo di Francesco ai suoi giocatori prima di una partita, quanto il suo spessore carismatico sia importante. Io Francesco volevo chiederti di questa Roma che è in grande crescita, vedo una grandissima fase difensiva, dove secondo te ha dei ampi margini di miglioramento a livello magari in attacco, in mezzo al campo, dove secondo te questa squadra può ancora fare un salto di qualità? Ma guarda, in un gruppo c'è sempre da migliorare, anche quando le cose vanno bene. In questo momento trovare delle piccolezze per migliorare la Roma non è semplice, però adesso ci metteremo seduti, parleremo col mister, con il direttore Monchi, e vedremo quale sarà la soluzione migliore da qui alla fine dell'anno. Cercheremo di far diventare la rosa ancora più competitiva. Ultima domanda, così ci salutiamo con un sorriso. Visto che tu te eri tanto avevi fatto insomma tanto lo spiritoso col Barcellona, no? Quando avevi pescato il Barcellona per la Juventus l'altra volta. Ma per la tua Roma al sorteggio avevi beccato Chelsea Atletico Madrid, quindi insomma non eri stato perfetto proprio in sorteggio. Va letta in questo modo la tua esclusione dal sorteggio di oggi a beneficio di Xabi Alonso? Cioè sei stato, ti sei tirato fuori, insomma, non hai più voluto partecipare? No. Non mi sembra che ho portato tanto male alla Roma, perché è la prima volta che arriviamo primi in classifica, anche perché io lo dissi subito dopo la conferenza, dissi che il problema non era nostro, ma per chi ci affrontava. Giusto. Allora, e questo mi ha dato ragione. Certo, è vero. Allora. O no? È vero. Vabbè. Ti senti di ridire la stessa cosa sullo Shakhtar allora? In ucraino stretto magari? Ma adesso è diverso, è diverso perché è andata e ritorno, perciò hai meno tempo, hai meno possibilità di poter sbagliare, diciamo. Certo. Va bene, grazie Francesco Totti. Ci fosse il pubblico ci sarebbe. Grazie a voi. Fai conto di sentirlo. No, ma non fa niente. Ciao, grazie. Grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao.